Buonasera a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Grilli per la Testa. Solo anche oggi Alviano non c'è nemmeno oggi, perché ovviamente è impegnato altrove in altre cose. Comunque io non mi do per vinto, il vostro Marco Grilli è sempre qui per voi e anche perché fondamentalmente per me è un pezzo di cuore la radio. Grazie a Rosario Moreno in regia, ciao Rosario! Ciao, buonasera, buonasera a tutto il condominio di Radio Science, RST Science, Pianeta Oggi TV, Marco. Un buonasera, ricordo a tutti quanti che siamo in onda su 11 web radio, non sto a nominarle, perché ormai, insomma, si sa dappertutto. Te l'ho detto che c'è qualcosa che mi dà fastidio qui. C'è un'ape in studio. Allora, potremmo ragionare sulla laboriosità, perché le api e le formiche, se ne dica, sono gli animali, o anzi potremmo dire il mondo degli insetti. Nel mondo degli insetti sono tra, per non dire forse, quelli più laboriosi in assoluto. Peraltro le formiche hanno anche questa grande caratteristica di riuscire a sollevare, mi pare, oltre 50 volte il proprio peso, che le rende... E di lavorare in cooperazione come le api, ma poi ci ritorneremo. Adesso sì, ritorneremo. No, volevo dire che come Web Radio 11 sulla Web TV andiamo in diretta su radioscience.it, sul nostro canale preferito, però andiamo anche sui canali YouTube, Facebook, Twitter e Periscope. Quindi insomma tutti i nostri amici hanno possibilità di ascoltarci e insomma di poter interagire con noi, soprattutto su Facebook e sulla chat. Ricorda che la chat che trovate sul sito e sul blog radioscience.it è comune a tutte le chat del network, quindi da qualsiasi sito del network voi ci scriviate, leggiamo. È aperto anche il canale WhatsApp 393 78 80 195, chi volesse scriverci lo può fare tranquillamente, 393 78 80 195. Ricordo che potete ancora leggere la nostra rivista mensile Science News, andate sul sito sciencenews.it oppure tramite il blog scienceblog.it. c'è la voce che vi porta alla rivista. Questa volta l'ho fatta tutta in PDF, quindi ve la potete scaricare tranquillamente, potete anche stamparla e distribuirla agli amici, oppure dire agli amici: ragazzi, andatela a vedere qui, a leggerla qui questa rivista. Rivista mensile, ormai sono 6 numeri quest'anno, quindi giugno il stesso numero, escludendo il numero 0 di dicembre dell'anno scorso, e siamo già in preparazione per il numero di luglio. Quindi insomma leggete questa rivista. Volevo poi, per una notizia di tecnica, il sito sciencemedia.it in questo momento è fermo perché abbiamo un grossissimo problema sul server che stiamo cercando di mettere a posto con i nostri mezzi e i tempi a disposizione che abbiamo, quindi al più presto ripartiremo. Poi, per quanto riguarda gli amici che vogliono vederci sulla televisione, non hanno il computer, non vogliono vederci sul computer, però hanno la televisione collegata a internet, tipo le smart TV, quelle nuove, oppure hanno dei decoder collegati al proprio televisore normale che si collegano in internet, possono caricare l'app di YouTube, digitare RST Science nella ricerca di YouTube, trovare il canale e guardarci sulla TV tranquillamente, comodamente seduti in poltrona, quindi, e ascoltare cosa ci dirà Marco Grilli questa sera. Bene Marco, ti ripasso la parola, non voglio rubarti più tempo, penso che manderemo un brano questa sera anche, no? Per spezzare un attimino. Per il momento vai avanti tu, che a me non scappa da ridere, ma insomma da piangere, da quelle notizie che ho letto oggi. Vai Marco. E dopo ne parleremo, perché ho idea che ti piacerà intervenire su questa cosa qui, visto che ormai noi siamo una sorta di trasmissione che va un attimino fuori dai canoni, perché non si è mai sentito che il regista intervenga in trasmissione, cosa che noi invece siamo ben contenti accada, e che cambi la conduzione, sia la co-conduzione, che ci sia poi addirittura un conduttore che diventa il terzo intervistato della sua stessa trasmissione. Beh, direi che insomma abbiamo messo un po' di carne al fuoco ultimamente. Giustamente, anche perché noi interessa dialogare anche con i nostri amici, ecco perché dico: su Facebook scriveteci, sulla chat, sui siti scriveteci, mandateci WhatsApp 393 78 80 195
e insomma commenteremo anche ciò che ci scriveranno i nostri amici ascoltatori, anzi diciamo gli abitanti del condominio, ok? Ecco, tanto perché si sappia, ci stanno seguendo anche dal Belgio. Quindi Radio Science ormai è conosciuta in tutto il mondo, però mi piacerebbe insomma che intervenissero anche con loro commenti, perché sarebbe molto molto interessante avere diciamo l'opinione di chi ci ascolta. Bene. Vai tranquillo. Allora, il piatto è comunque ricco perché non è che le notizie in questi giorni manchino. Francamente, il fatto che mi manchi Alviano in trasmissione non mi permette di essere così elastico come potrei, ma cercherò di fare del mio meglio. Allora, intanto non voglio rinunciare al nostro momento di ricordo della Costituzione della Repubblica Italiana, questa cosa che ci siamo ripromessi ormai circa 4 settimane fa ed ha cominciato a essere sviluppata da 3 settimane a sta parte, e io esigo che un momento della trasmissione sia dedicato per l'appunto alla lettura, alla conoscenza di quello che è il testo, la lettera della nostra Costituzione repubblicana. Questo a buona memoria degli ascoltatori, ma soprattutto perché non in molti si peritano di fare in modo che la carta fondamentale del nostro ordinamento sia diffusa e conosciuta, quantomeno dal punto di vista della, come dire, della centratura su quelle che sono tutte le norme corpo base del nostro ordinamento e che sono per l'appunto l'innovazione portata diciamo, dal passaggio dalla monarchia alla Repubblica ancora nel 1948, anche se poi in realtà il referendum si è svolto prima, la Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948 e a tutt'oggi è ancora una carta costituzionale moderna per impostazione, nonostante sia diciamo, degli anni 40 e quindi vetusta ormai da un certo punto di vista, ma sempre attuale nei contenuti e che fortunatamente, a parte qualche aggiornamento, è rimasta ancora fedele all'originale, e questa è una cosa fondamentale. Quindi, fino alla settimana scorsa siamo partiti in occasione della querelle con il Presidente della Repubblica per quanto riguarda la formazione del nuovo governo, e siamo partiti appunto, per la verità, da qualche pagina avanti, nel senso che abbiamo parlato di quelle che sono le prerogative del Presidente della Repubblica e quelle che sono invece, diciamo, le parti dedicate al governo, quindi Presidente del Consiglio dei Ministri ed organi collegati. Ma siamo partiti poi a rileggere da capo tutta la Costituzione, quindi dall'articolo 1 fino all'articolo 11 la settimana scorsa. Oggi siamo arrivati a quella che è la parte prima, diritti e doveri dei cittadini, titolo primo, rapporti civili, dall'articolo 13 all'articolo 28. Perché è importante che leggiamo dei rapporti civili? Perché sono in stretta connessione con la nostra attualità. Tutto ciò che stiamo leggendo, sentendo, vedendo anche in televisione, parla di immigrazione, parla comunque di rapporti civili tra le persone, anche se nel caso della Carta Costituzionale sono anche estremamente puntati su quello che è l'interno dello Stato. Ma i rapporti devono essere considerati civili a tutti i livelli. E partiamo per l'appunto dall'articolo 13 che ci parla, nel suo primo capoverso, della libertà personale come inviolabile. Dice proprio così: la libertà personale è inviolabile. Chiaramente ci sono delle eccezioni, ma devono essere previste per legge, e questo ce lo dice la Costituzione stessa. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale. Sembra che scatta a fagiolo questa cosa, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Dalla legge,
non da altri organi. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, attenzione a quante volte tornerà la parola legge, fino adesso due, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore, quindi due giorni, all'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Qui siamo a margine del concetto della certezza della pena, se si volesse andare un pochettino più in là. Però è importante capire quanto la legge, in forma, diciamo, espressa o, come dire, mediata, venga nominata all'interno di questo articolo. Quindi è nessuna perquisizione, ispezione, detenzione, restrizione della libertà personale nei casi e modi previsti dalla legge. Poi, in casi eccezionali indicati tassativamente dalla legge, provvedimento dell'autorità giudiziaria, quindi legge, anche qui la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Ok, quindi la legge espressamente nominata tre volte più tutti i riferimenti. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. E veniamo a un altro caso di attualità, anche se purtroppo è tornato attuale, ma tecnicamente si è svolto molto tempo fa. Parliamo del caso Cucchi, così come parlare di libertà personale ci riporta a tutto ciò che è immigrazione e anche alle ultime uscite sul discorso censimento rom, scusate il bisticcio. Articolo 14, anche qui siamo collegati all'attualità. Il domicilio è inviolabile. Potremmo pensare per estensione al caso del notissimo imprenditore Brianzolo, che ora è consulente al Ministero dello Sviluppo Economico, e stiamo parlando di Sergio Bramini, il caso dello sfratto per autorità giudiziaria, quando l'imprenditore stesso è fallito a causa di mancato introito del credito vantato nei confronti di enti statali, e qui già ci sarebbe da discutere parecchio. L'articolo 14 quindi ci parla di domicilio inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Stai tenendo il conto, Rosario, di tutte le volte che legge viene nominata? Certamente che sto tenendo il conto. E dopo facciamo il conto. Perché sto capendo che stanno violando la legge. Attenzione, articolo 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Ci sono anche qui dei limiti. E infatti l'articolo 15 ci dice, secondo comma, la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, legge per via mediata, con le garanzie stabilite dalla legge. Qui parliamo, ragionando di gerarchia delle fonti. La Costituzione della Repubblica Italiana è la fonte del diritto principale all'interno del nostro ordinamento. Nella gerarchia delle fonti, perché anche le fonti normative hanno una gerarchia, il passo successivo è parlare di legge. Quando parliamo di legge, parliamo normalmente di legge ordinaria del Parlamento, non di altri, del Parlamento, perché poi ci ricollegheremo agli altri argomenti. Articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Qui
quindi fa in un certo senso il paio con l'articolo precedente. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ripeto, nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Mi pare che sia abbastanza chiaro il concetto. Il concetto è chiaro, caro Marco. E forse chi l'applicazione lo fa ecco che non è chiara. È proprio questo il discorso, perché io, mentre tu nomini legge, io già penso a determinate cose, no? Noi dovremmo imparare, perdonami il gioco di parole, a leggere la legge. Perché la mia preoccupazione è che ultimamente, se tu fai mente locale, tutti i nostri parlamentari si sono fatti delle leggi ad personam. Tutti, direi che i casi più conclamati riguardano alcuni personaggi. Sì, io dico tutti, nel senso ancora, alcuni personaggi in particolare che fortunatamente in questo momento non fanno parte dell'albo parlamentare. Non si sa per il futuro che cosa ci aspetti, visto che questi personaggi a quanto pare in un certo senso sono stati riabilitati, non agli occhi del pubblico, se Dio vuole. C'è ancora spazio per la verità nel mondo. Mi fermo un attimo qui al discorso dell'articolo 16 per tornare un attimino indietro, quando parlavamo di domicilio inviolabile, ma prima ancora quando parlavamo, anzi subito dopo abbiamo parlato di limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione. E torniamo sempre a battere sull'attualità. L'Italia è un paese nel mondo tra i più teoricamente colti e illuminati, ricco di storia. Ricordiamo che, per quanto possa sembrare esagerato, l'Italia ha qualcosa come l'80%, se si potesse consultivare in termini percentuali, del patrimonio storico umanistico del mondo. Cioè, capiamoci. L'Italia è la sede dell'80% delle bellezze storiche e artistiche del mondo. È un primato assoluto che noi ancora non riusciamo a fare valere nella maniera corretta. Tra i primati che abbiamo noi ci dovrebbe essere anche quello della cultura, perché noi deriviamo dalla civiltà romana e da tutte le mutazioni che nei secoli sono avvenute sul nostro territorio. E siamo anche figli e fratelli della cultura greca. Quindi siamo quanto di meglio si possa avere, essendo anche in un certo senso al centro del mondo, in termini culturali. E tutto ciò dovremmo essere bravi a comunicarlo. Peccato che a livello di comunicazione, leggi anche libertà di informazione, se mi permette di fare un passaggio rapido, noi siamo in graduatoria a livelli veramente infimi. Siamo addirittura sotto ad alcuni stati africani che sono perennemente in lotta dal punto di vista etnico e dove non esiste libertà di comunicazione. Ma questo non perché l'Africa sia un territorio che non meriti libertà di comunicazione, tutt'altro, o perché sia un territorio privo di civiltà, tutt'altro. E la civiltà non è solo quella che normalmente si intende portata dai colonialisti, perché esiste anche lì una forma di civiltà che per molti versi è molto più rispettosa della natura, delle tradizioni e della cultura di quanto invece noi stessi amiamo riempirci la bocca. Non so se tu sia d'accordo con il mio ragionamento. Allora, io lo sto seguendo molto, lo sto seguendo approfonditamente, perché tutte le volte che tu parli, no, parli nominando leggi e dicendo alcune cose, io cerco di ricollegarle ad alcuni fatti che capitano nel nostro paese. C'è qualcosa che ti rodi in particolare? Ma ultimo, la sentenza Stato Mafia, la divulgazione di questa sentenza che è stata bloccata a livello nazionale, se non se ne parla su piccoli sistemi come il nostro. Cioè, ha fatto un attimo scalpore subito, poi dopo tutto a tacere.
senza spiegare veramente, perché i media avrebbero dovuto darci anche una spiegazione di questa sentenza, cosa è successo nel nostro paese, perché è molto importante. Qui voglio raccontarvi un aneddoto molto carino che mi è capitato durante il periodo della campagna elettorale per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Questo veramente merita, che è strettamente collegato alla sentenza del processo Stato-mafia, trattativa Stato-mafia, condotto peraltro in maniera esemplare sotto tutti i punti di vista dal dottor Antonino Di Matteo, detto Nino, che per quel che mi riguarda è uno degli esempi di correttezza professionale, di correntezza professionale. Anzi, magari mi premurerò di scrivere due righine per Science News, visto che tra le altre cose mi è sempre chiesto di farlo, ed è un po' che faccio manca, per dire la verità, ma non perché mi manchino gli argomenti, perché mi manca il tempo per mettermi giù a farlo. Detto questo, appunto, mi hai fatto cogliere la classica palla al balzo. In periodo di campagna elettorale, chiaramente tutte le forze politiche sempre il principio della libertà e dell'espressione della libertà di pensiero, di parola e politica anche, oltre che religiosa, beh, in qualche caso politica e religione vanno strettamente a braccetto. Mi è capitato di confrontarmi verbalmente con un signore con il quale ragionavamo di un certo schieramento politico. E questo signore all'improvviso se ne venne fuori, questa è roba realmente accaduta, perché tra le altre cose è accaduta a me personalmente, cioè ho avuto io a che fare con questa persona, che non era una persona cattiva, ma probabilmente aveva idee un po' confuse, non perché sia Deus ex machina, ma semplicemente perché quando mi si tocca Nino Di Matteo, mediamente rischio l'orticaria immediata. Detto questo, questo signore sosteneva che Nino Di Matteo avesse in un certo senso commesso un torto, per esempio al generale Mori, tra gli imputati del processo che sono stati chiaramente condannati, in questo caso primo grado, però stiamo a vedere cosa succederà. E questo signore sosteneva sostanzialmente che Nino Di Matteo avesse creato per l'appunto un danno anche all'immagine dello stesso Mori, che era un generale dell'arma dei carabinieri, e che quindi come tale, come generale, aveva il dovere di eseguire determinati ordini che gli erano stati impartiti. A me è venuto quasi male, perché ho detto, cioè, non solo ci abbiamo messo anni perché la verità venisse a galla, e Nino Di Matteo è praticamente un morto che cammina, perché uno che ha messo chiaramente il dito su piaghe, non una sola, su piaghe scoperte del nostro, diciamo, ordinamento statuale. Quindi siamo arrivati a dover mettere in dubbio che i rappresentanti dello Stato realmente siano rappresentanti dello Stato e siano meritevoli di rispetto, perché sono collusi con la forza che più in assoluto rappresenta il malaffare a livello di immaginario, e non solo, ma anche di concretezza, purtroppo, mondiale. Quindi mi si è detto che Di Matteo, facendo condannare Mori insieme al resto del pool, ma Di Matteo in particolare, abbia in pratica commesso un sopruso. Io sono rimasto letteralmente basito, ma non è che in questo me ne sia stato zitto, e ho spiegato a questo signore che anche un ufficiale, nel momento in cui gli sia dato un ordine che contravviene alla legge, ha la possibilità di non eseguire l'ordine, addirittura facendoselo ripetere, e poi facendo in modo di non eseguirlo, in quanto rappresenta una violazione della legge, perché parlare con un mafioso è una violazione di legge, non in termini discorsivi se non sai che sia tale, cioè se non sai che sia mafioso, ma nel momento in cui stai praticamente trattando
con un esponente di un'organizzazione malavitosa, non per gli interessi dello Stato o della sua integrità in quanto tale, ma per salvaguardare gli interessi di qualcuno che all'interno delle istituzioni ha la coscienza sporca o ha paura di rimetterci la pelle perché è in grado di mantenere il proprio Marco, fermati un attimino soltanto, Marco. Ok, vai. Non so se sia stato chiaro. Ripeti la parte precedente perché è arrivata un po' distorta, scusa. Dicevo che il generale Mori è colpevole con altri ufficiali, non solo del Roste dei Carabinieri, ma anche di altre divisioni delle forze di polizia, di forze dell'ordine italiane, di aver condotto o essere stato tramite nel corso di una trattativa voluta da alcuni pezzi delle istituzioni italiane come controparte della mafia, cioè dell'organizzazione malavitosa per eccellenza. E siccome Nino Di Matteo, che è un'istituzione, rappresenta un'istituzione dello Stato, che è quella della magistratura, che deve essere terza rispetto al potere politico, o dovrebbe essere terza, nel suo caso lo è, nel caso di altri non lo è, fa il suo dovere fino in fondo e fa condannare qualcuno perché è andato ben al di là di quelle che fossero le sue prerogative, e a maggior ragione che era un ufficiale che doveva che aveva giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, ha obbedito a ordini di qualcuno che aveva la deviazione come concetto di base nell'esercizio della sua funzione istituzionale. Sono stato sufficientemente chiaro secondo te? Secondo me sì, sei stato chiarissimo. Questo signore, quando ho finito di spiegargli quali siano i diritti e i doveri di un ufficiale dei Carabinieri, mi ha detto che io, come quelli che sostenevano determinate posizioni, leggi per l'appunto anche la difesa di Di Matteo, ero una persona pericolosa. Pericolosa. Ero una persona pericolosa. E sai perché? Perché affermavo che un ufficiale dei Carabinieri fosse stato giustamente condannato per aver tradito il suo giuramento allo Stato. Per questo sei pericoloso, perché dici la verità. Questa persona non è abituata a sentirsi dire la verità. Quindi quando tu mi dici che il clamore suscitato dalla sentenza sulla trattativa Stato-mafia è durato relativamente poco, per non dire relativamente nulla, e praticamente non se ne parli già più, è perché siamo pericolosi, Rosario, perché diciamo le cose come stanno, perché diciamo quello che la gente non vuol sentire, non perché magari non ci creda, ma perché è scomodo, ma soprattutto perché lo diciamo non alla gente in generale, perché lo diciamo a dispetto di quelli che controllano l'informazione e l'afflusso di comunicazione all'interno del paese e dei paesi, perché questo è quello che succede in Italia, succede anche in Europa, succede nel mondo, ma che succede in Italia è particolarmente grave, perché noi siamo una parte della culla della cultura, della culla delle lettere, ed è particolarmente grave questa cosa. Ma guarda, io volevo riallacciarmi un attimo al discorso, entro un attimino a gamba tesa, scusami Marco, tu sai, quando ci sono questo tipo di notizie, queste informazioni che noi cerchiamo di dare, perché dico sempre ai nostri amici, queste trasmissioni nascono per darvi informazioni, però voi continuate a cercare, continuate con la vostra testa a ragionare, perché è molto importante. Io, quando tu mi dici, insomma, mi parlavi di questa persona, io ti ha detto poi alla fine questa persona che, insomma, tu sei pericoloso perché dici la verità, che poi alla fine dici la verità, lui ti dice che tu sei pericoloso perché dici determinate cose, perché lui non è abituato a sentirsele. È la stessa cosa di quello che sta capitando, che è diventato, come devo dire,
un problema virale e di un qualcosa riguardante la pubblicità. La pubblicità dei Benetton, no? Sai che i Benetton sono trevigiani, sono veneti, e c'è il loro fotografo che ha fatto, questa è una notizia che ho presa dal fattoquotidiano.it, giusto menzionare la fonte, che ha creato questa pubblicità per il Benetton riprendendo un barcone pieno di migranti. Sì, un gommone. Sì, un gommone, insomma, di... pieno di migranti, ecco, insomma, e hanno attaccato Oliviero Toscani, che è il fotografo che ha fatto questa ripresa, questa ripresa l'ha fatta quando i migranti erano, c'era sto soccorso appunto da parte di una ONG. I leghisti veneti, addirittura i leghisti veneti hanno detto: mai più una maglietta del gruppo Benetton porti i migranti nelle sue belle ville, ok? E addirittura poi c'è stato il vice ministro che attacca su Twitter. Il fotografo ha risposto per le rime a queste cose, perché Salvini aveva detto che questa fotografia era squallida. Possiamo ognuno avere, cioè ognuno di noi può avere la propria idea su questo tipo di campagna pubblicitaria. Per l'amor del cielo, io non... proprio rispettando la Costituzione, no, caro? Diciamo che Toscani non è nuovo alle provocazioni comunicative. Bravo, ecco, così. Però, insomma, addirittura Salvini dice che è squallido, parla di questo sistema, questa foto che è squallida e che i leghisti veneti, insomma, vogliono boicottare, insomma, le magliette del gruppo. Ma io volevo dire una cosa ai leghisti veneti, soprattutto, insomma, che hanno detto questo, hanno scritto questo, perché dice che c'è, è stata anche abbastanza movimentata questa situazione, insomma, è stata virale questa cosa. Vorrei dire semplicemente una cosa, cioè voi giustamente scandalizzate di una pubblicità del genere, però non vi scandalizzate di quello che sta facendo Salvini, quello che sta dicendo Salvini che vuol fare. Cioè, non vi scandalizzate di questa gente che muore in mezzo al mare perché noi gli blocchiamo i porti. Non vi scandalizzate che questa gente viene trattata da bestie, perché così vengono trattati. E di questo non vi scandalizzate. A me sembrate, come rivolto sempre ai leghisti veneti, mi sembrate come quelle persone che hanno la casa ordinata, spazzano bene la casa e poi buttano l'immondizia sotto il tappeto. Cioè, guardiamo prima quello che stiamo facendo noi per risolvere il problema. Il problema non si risolve facendo proclami e cercando di bloccare. Il problema, secondo me, si risolve alla radice, aiutando questa gente. Poi la maggior parte, insomma, anche di paesi europei, sia come il comportamento, cioè stiano adottando gli stessi comportamenti che vogliono adottare Salvini e compagni. Ma la cosa che più mi scandalizza, e questo scandalizza me, caro Marco, è che il Movimento 5 Stelle è zitto, zittisce, non parla, non si esprime su queste cose. E io pensavo invece che, insomma, qualcosa dicevano sulla vicenda, per semplice motivo, almeno per stemperare un po' gli animi dei leghisti, perché... perché secondo me dovrebbero lavorare in una direzione un po' diversa da quella che vogliono adottare. Per esempio, facciamo un esempio con i Rom. Cosa vuol fare Salvini? Come fa? Chiedo scusa, un po' di mal di gola dovuta aria condizionata. Cosa vuol fare con i Rom? Vuole censirli. Ma una parte dei Rom sono italiani, quindi non li può buttare fuori. Un'altra parte è apolidi e quindi non li può cacciare. Un'altra parte, non so se è rumeno, di che paese, che insomma fa parte della comunità europea e quindi non li può neanche mettere fuori. Mi deve spiegare cosa vuol fare esattamente.
perché un proclama non mi basta. Non so se hai l'idea. Sì, sì, l'hai resa benissimo. Io personalmente mi sto costruendo, come dire, non è un castello probatorio, ma è una, diciamo, un edificio di mattoni di idee sull'argomento, perché, e qua subentro io con le mie considerazioni, l'argomento è estremamente spinoso. Tu hai toccato almeno due nervi scoperti, che sono, uno, quello dell'immigrazione più o meno incontrollata, magari qualcuno dirà più o meno controllata, dipende dal punto di vista. Se parliamo dal punto di vista di Soros, per esempio, è immigrazione controllata. Se parliamo dal punto di vista nostro, come, diciamo, recettori, è incontrollata. E l'altro nervo scoperto è quello dei rapporti interni all'attuale compagine governativa, dove però non è che i 5 Stelle non si facciano sentire, è che molte cose non vengono correttamente riportate, e soprattutto dare troppo clamore a certe cose diventa controproducente per l'unione della compagine stessa. Non è che i panni sporchi vadano sempre soltanto lavati in famiglia, ma semplicemente c'è modo e modo per risolvere le controversie. Quindi, laddove ci sono troppi proclami, è bene forse osservare un attimo di sano silenzio e valutare come esprimersi. Questo posso dirti sia una cosa abbastanza certa dal punto di vista dei 5 Stelle. Il perché e il per come ti possa tranquillamente affermare una cosa del genere lo lasciamo ad altri. No, ma sai che cos'è? Quello che dico è perché io ce l'ho col Movimento 5 Stelle, perché ha fatto il governo con la Lega. Sono due entità troppo diverse per me, anche allora, se sono populiste tutte e due, però sono due entità molto diverse. Questa che non mi va giù, rischiamo di andiamo avanti con... rischiamo di cadere nel qualunquismo discorsivo, o meglio, siccome sia a te che a me, per estrazione, per quanto estremamente diversa l'uno dall'altro, poi tra le altre cose, se li vuole, insieme ragioniamo e lavoriamo benissimo, e questa è una delle cose bellissime di questo esperimento radiofonico, che è anche un arricchimento personale, tra parentesi, diciamo che dovremmo effettivamente ragionare con un pochettino più di tranquillità, perché l'argomento è piuttosto complesso, anche se non sembrerebbe, perché si fa presto a dire sì sì, le cose stanno così, in realtà non è così semplice, anche perché ti dirò molto francamente che la Lega e i 5 Stelle si ama dire siano completamente diversi, ma in realtà hanno scusami Marco. Prego. Un attimo soltanto, mi stai ecco. Arrivando ancora distorto, un attimo che ti riprendo, ecco. Vai Marco, scusami, arrivavi distorto di nuovo. Intuisco io che probabilmente anche la tecnologia si ribelli a dover parlare di certe cose. magari un segnale che ci arriva da qualche altra dimensione, sì. Come pure come quello dei cerchi di grano, altro argomento di scottante attualità, visto che ne è comparso uno pochissimo tempo fa e prevalentemente compaiono in Inghilterra in questi ultimi anni. Ma qui dovrei affidare le considerazioni a uno dei più grandi ricercatori su scala mondiale, che è Pier Giorgio Caria, che normalmente interviene nella trasmissione che conduce da solo Alviano. Detto questo, tornando indietro, sì, dovremmo analizzare quali siano le effettive differenze tra Movimento 5 Stelle e Lega, però il fatto che questo governo esista lo si deduce intanto perché è una cosa abbastanza, che dire, ovvia dal punto di vista del risultato elettorale, le due forze più votate in assoluto, e quindi già per questo in un certo senso ci sta, in un certo senso è un onore a quello che è il risultato delle urne. Una volta tanto gli italiani democraticamente hanno ragione in qualche senso. Detto questo, poi, ma ci andrebbe un'intera trasmissione a fare solo alcune considerazioni, ormai siamo in chiusura perché sono ormai le 18:44,
nel poco spazio che abbiamo, io ti dirò con molta franchezza, sono stufo del turpe mercimonio che viene fatto e realizzato attorno al discorso immigrazione. Sono arcistufo. In questi giorni praticamente è ciò che tiene banco. Non dico io perché l'argomento non lo meriti e non sia importante, è importantissimo anche soltanto da un punto di vista umanitario, per l'amor del cielo. Però siccome tutti hanno ragione sempre comunque a prescindere, nonostante ci siano dati incontrovertibili che questo fenomeno sia A, incentivato da forze esterne al nostro stesso ordinamento ed anche all'ordinamento europeo, B, che effettivamente l'Italia in questo caso sia trattata da Cenerentola dell'Europa, mi possono raccontare tutto quello che vogliono, ma tutti i dati statistici e soprattutto di fatto mi danno ragione. Quindi quando si grida alla disorganizzazione a livello europeo per quanto riguarda la gestione degli immigrati, si sta dicendo qualcosa di giusto. Poi bisognerebbe anche tener conto del fatto che molti di questi migranti non sono messi poi così male come li si vuol far passare, e questo ci porta a dire che cosa? Che la loro limitazione di libertà non è altro che un maledetto business economico per qualcuno. Purtroppo questo è ciò che è una parte dell'immigrazione. Poi c'è anche questo bisogna togliere. Bravissimo. Allora, quando tu dici gli immigrati o comunque gli uomini e donne e anche i bambini, che sono quelli che rischiano di rimetterci di più, anzi sono quelli che vengono schiavizzati maggiormente perché possano passare da una parte all'altra, vuol dire che sostanzialmente sono oggetto di schiavitù, e questa è una cosa semplicemente abominevole nel 2018. Abominevole lo sfruttamento che si fa di esseri umani, la tratta dei negri, così come si chiamava una volta. Io speravo fosse finita col colonialismo, purtroppo è peggio che peggio adesso, perché non è soltanto la tratta di coloro i quali abbiano la pelle di colore scuro, ma non c'è colore di pelle che tenga per lo sfruttamento. E questa è la cosa più drammatica, per cui queste persone vanno aiutate e andrebbero aiutate a maggior ragione nei propri territori di appartenenza, dove si possono creare comunque delle condizioni economiche. Soprattutto quando mi si parla di Africa, che è il continente dal punto di vista di risorse naturali più ricco del mondo, che è diventato la pattumiera del mondo. Questo è il dramma, questo è ciò che prende piede ogni santo giorno, ed è qui che dovremmo lavorare, in questa direzione, ma non essendo razzisti, anzi mettendo in campo quelle che sono le conoscenze per aiutare le persone. C'è un vecchissimo detto che dice, poi chiudiamo: se vuoi aiutare qualcuno, gli dai da mangiare il primo giorno quando ha bisogno. Il secondo giorno gli dai da mangiare, ma cominci a mettere in mano gli strumenti perché possa autonomamente procurarselo, e dal terzo giorno gli dai una mano guardando come fa a procurarsi da mangiare, cioè glielo hai insegnato in questo percorso. Questa sarebbe la maniera di aiutare le persone. Sono d'accordo con te, Marco, scusami se ti interrompo anche se siamo sul finale, però ricordiamoci sempre che ci sono grandi superpotenze che comandano da quelle parti e che non ci permetterebbero mai di fare un discorso del genere, perché a loro non conviene. Ed è quello che io ho detto poco fa, cioè sono forze esterne al nostro ordinamento. Ma in questo non c'è, per esempio, e qua voglio spezzare una lancia a favore della Russia, non c'è la Russia, non c'è la Russia di mezzo, stiamo parlando di altre potenze, e non stiamo parlando neanche semplicemente di potenze a livello geografico, stiamo parlando di potenze a livello finanziario ed economico, quindi non necessariamente alcuni stati,
se non per il fatto che sono fondamentalmente governati da queste potenze, che sono potenze economiche e finanziarie. Questo è quanto. Hai ragione. Su questa la hai prossima ragione. Volta ripiegheremo dall'articolo 17. 17. L'articolo 17, che è molto evocativo. Molto bene. In chiusura Massimo, cioè scusa Massimo, Marco, in chiusura io volevo, tu prima hai citato Cucchi, giusto? Sì, il caso Cucchi. Il caso Cucchi, che io volevo proprio dare per chiudere la trasmissione, se tu me lo permetti, un'informazione presa orora appunto dal Fatto Quotidiano. Non mi dite che stai per parlare del carabiniere che ha denunciato i colleghi e che... Sì. Che il carabiniere che ha denunciato i colleghi è stato trasferito ed è mansionato appunto dopo aver testimoniato in aula. Dicono che sia così. Aveva detto di avere paura, di aver subito pressioni, di essere indeciso. Andare o non andare a testimoniare in aula contro i suoi colleghi? Domanda. Alla fine il carabiniere Riccardo Casamassimo si era presentato in tribunale per confermare le sue dichiarazioni. Un racconto che aveva fatto riaprire appunto il caso di Stefano Cucchi. Adesso però i timori che il militare aveva denunciato al fattoquotidiano.it si sono avverati. È stato trasferito e demansionato. E chiede aiuto adesso al governo. Ovviamente. Io credo che di questo dovrebbe il caro Salvini rimanere senza parola, insomma, dire squallido. Questo è squallido. Mi è caduto l'occhio sull'articolo 28, manco a farlo apposta. L'articolo 28 della Costituzione dice: i funzionari, poi lo riprenderemo, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Più chiaro di così si muove. E con questo saluto il mio pubblico, saluto te Rosario, ti ringrazio per l'assistenza come sempre e vi rimando tutti quanti alla prossima puntata di Grilli per la Testa. Un abbraccio a tutti. Un caro saluto a tutto il condominio di Radio Saiuz e vi ricordo che alle 19 andrà in onda puntata la trasmissione Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Vai con la sigla. Ciao.